Bentornati, ora andiamo a prendere in esame le schede che riguardano sviluppo, l'editing e cioè il ritocco delle immagini. E qui sul pannello di destra abbiamo, partendo dalla base, tutte le schede che riguardano il ritocco globale. E qui con quello di base, con l'esposizione, eccetera. Poi abbiamo le curve, poi qui divisione toni e qui anche qui vedete la tonalità, saturazione, luminanza per cambiare i vari colori nelle varie tonalità. E poi la divisione toni per creare, diciamo così, effetti colori, poi con i dettagli, qui si possono muovere, rimuovere, vedete, disturbi, la nitidezza, andiamo appunto a migliorare la nostra nitidezza, e poi abbiamo tutto quello che riguarda le modifiche locali, cioè intervenire localmente per rimuovere ad esempio le macchie, applicare maschere per intervenire solo in alcune zone dell'immagine, oppure trasformare con i nostri ritagli. Queste schede, diciamo così, sono inserite in modo da guidarci nelle varie modifiche. Man mano che ci spostiamo da una scheda all'altra, è preferibile, o poi fate come volete, comunque è preferibile creare delle istantanee in maniera tale che se non siamo soddisfatti di una modifica possiamo poi tornare indietro. Cominciamo quindi a vedere dall'inizio la nostra scheda base e subito vediamo, apriamo, abbiamo il trattamento. Praticamente per decidere se trattiamo le nostre immagini a colori o in bianco e nero, quindi possiamo lasciare a colori e poi abbiamo la possibilità di applicare un profilo, scegliamo colori o bianco e nero, e qui vedete profilo, abbiamo colori monocromatico, scegliamo, lasciamo colori e da questi quattro quadratini possiamo cliccare per visualizzare il browser dei profili, clicchiamo. E qui abbiamo i vari profili, ne abbiamo veramente tanti, guardate, abbiamo predefiniti, clicchiamo, colori, monocromatico che abbiamo visto prima, che possiamo scegliere, poi quelli di base anche qui, poi abbiamo artistico, ne abbiamo 8, vedete se ci posizioniamo sopra possiamo vedere in anteprima il nostro profilo che viene adattato alla nostra immagine, artistico 7, artistico 8, torno su, e poi abbiamo bianco e nero, moderno, andiamo a vedere un po' tutti, eccolo qua, e poi abbiamo anche, vediamo sotto, il vintage, abbiamo, vedete, 10 profili per quanto riguarda il vintage e scegliere quello che noi vogliamo nella nostra immagine. Qui abbiamo la possibilità di vedere i nostri profili o attraverso la griglia oppure grande, quindi se apriamo abbiamo le nostre immagini grandi, vedete, andiamo a vedere ancora la differenza, quindi griglia, poi grande e poi in elenco, e quindi abbiamo solo il nome del nostro profilo, e questa potrebbe essere una base da cui partire. Adesso faccio chiudi per quanto riguarda i profili. Molto funzionale per quanto riguarda la scheda base è il pulsante, il bottone automatico, e vi consiglio di provare perché il più delle volte funziona molto bene. Quindi clicchiamo su automatico, guardate, adesso torno indietro un attimo, guardate il nostro istogramma, poi vedete qui metto automatico, guardate come si è modificato e scarito la nostra immagine in un modo completamente automatico. Se noi premiamo il tasto Y possiamo vedere il prima e il dopo e notate le modifiche apportate. Ricordate sempre comunque di attivare nell'istogramma i ritagli di luce e ombra, vedete possiamo nascondere il ritaglio delle ombre e anche quello delle luci. Abbiamo poi, adesso torno in visualizzazione normale, il bilanciamento del bianco. Adesso guardate questa immagine, se noi clicchiamo qui bilanciamento del bianco abbiamo originale, automatico e personale. Questo perché abbiamo un'immagine JPEG. Se andiamo a prendere un'immagine, adesso mi sposto e prendo la stessa immagine però in RAW, qui vedete il bilanciamento del bianco, questa volta ci ritroviamo automatico, luce diurna, nuvoloso, ombreggiatura, eccetera, e tutte le varie impostazioni. E lo sappiamo ormai bene, il bilanciamento del bianco serve a riflettere le condizioni di luce reali nel momento dello scatto. Ora noi, per avere la certezza che il bilanciamento del bianco sia esatto, possiamo intervenire in vari modi, anche manualmente. Ad esempio, guardate, ci spostiamo con il mouse qui sulla nostra immagine, adesso mi posiziono qua, guardate i valori di RGB, abbiamo rosso 37, poi abbiamo 30 e 23, naturalmente questo è giusto che sia così perché qui abbiamo una concentrazione di rosso.
Ma se ci posizioniamo in un punto cercando un punto neutro, ad esempio qui tra le nuvole, andiamo qui in mezzo, vedete, guardate come si assomigliano 81,2, 81,1, 81,4. Lasciate perdere la virgola, abbiamo 3,81 e quindi qui abbiamo trovato un perfetto valore neutro. Se andiamo a prendere ad esempio un'altra immagine, adesso qui mi sposto, andiamo a vedere, dunque, prendiamo, ecco, per esempio questa immagine. Ecco qua, andiamo a vedere qui in mezzo alle nostre nuvole, guardate, abbiamo 83, scusate, 84, 85 e 91. Quindi abbiamo, e si vede naturalmente, che abbiamo una forte concentrazione di blu. Quindi possiamo intervenire sulla temperatura, abbassiamo la temperatura del blu, vedete, cioè dal blu lo portiamo verso destra, andiamo a rivedere 84, 84, 87 e ancora altine, quindi abbassiamo un altro po'. Ecco qua che vedete adesso abbiamo 3,86 per quanto riguarda i colori dell'RGB, quindi anche qui abbiamo trovato un punto neutro e abbiamo praticamente desaturato la nostra immagine trovando un punto neutro e un perfetto bilanciamento del bianco. Ma abbiamo anche una seconda possibilità e questo in automatico, adesso qui chiudo qua sotto, riprendo la mia immagine originale. E dicevo che possiamo intervenire in modo completamente automatico se con il nostro selettore di bilanciamento del bianco oppure premendo il tasto W. Quindi possiamo prelevare il nostro bilanciamento del bianco, abbiamo il nostro lentino, ci muoviamo dentro la nostra immagine e guardate sotto, vedete, abbiamo i valori direttamente all'interno del nostro lentino. Abbiamo 86, 87 e 93 per quanto riguarda il blu. Quindi se clicchiamo col tasto sinistro del mouse, guardate, adesso andiamo a vedere. Ci posizioniamo sempre qui e abbiamo 85, 85 e 85. Se una volta che abbiamo cliccato il nostro selettore di bilanciamento del bianco ritorna al suo posto, riclicchiamo ancora e guardate 87, 87 e 87. Se premiamo W, rimettiamo il nostro selettore ancora al suo posto iniziale. Se noi ripreleviamo o col tasto W il nostro selettore, qui la nostra barra, vedete, cambia totalmente la barra delle opzioni ed è molto importante la preferenza della scala. Infatti, guardate, se aumentiamo la scala, aumentiamo, ecco qua, i quadratini all'interno del nostro lentino. E questo conviene quando dobbiamo calcolare il valore medio di più pixel se abbiamo, ad esempio, un'immagine molto grande e qui abbiamo un po' esagerato in effetti. Adesso vedete, torno all'impostazione normale, abbiamo 5x5, se aumentiamo, ecco qua, ne abbiamo 7x7 e via dicendo. Lasciamo 5x5 e poi abbiamo mostra lentino, quindi noi possiamo anche non visualizzare il lentino, oppure eliminazione automatica, cioè praticamente se noi qua adesso togliamo via la nostra spunta. Quando noi premiamo il nostro, qui ci posizioniamo, clicchiamo col tasto sinistro del mouse, vedete, non ritorna più alla sua posizione originale, ma rimane il nostro lentino. Quindi eliminazione, mettiamo, clicchiamo, ecco qua che riponiamo il nostro selettore nella sua posizione. Un'altra cosa che dovete sapere è che vedete qui nell'esposizione. Noi ci spostiamo con un'immagine JPEG a percentuale, vedete abbiamo da più 5 a meno 5, torno alla normalità, mentre con l'immagine come abbiamo visto prima, adesso andiamo a prenderla, dovrebbe essere, vediamo un po', torniamo indietro, dovrebbe essere questa qua, che è l'immagine RAW naturalmente, abbiamo, vedete, la visualizzazione in gradi Kelvin. Quindi vedete 5560 e qui ci spostiamo in gradi Kelvin. Ora mi fermo qui, ma poi nel prossimo tutorial parleremo dell'istogramma. Quindi vi saluto e ci vediamo. Arrivederci.